Ciao a tutti. Allora, c'è una luce più decente perché, grazie a Dio, le bimbe stanno dormendo, quindi riesco a girare un video in questo momento. Mi vedete così, naturalmente. Stamattina mi ero truccata, però, solo che poi, insomma, ho fatto la siglette, mi sono struccata prima della doccia e poi ho lavato i capelli, infatti si vede che sono un tantinello bagnati. Ho messo questa fantastica felpa color lime, che mi ha fatto prendere un coccolone, perché non so come mai il riflesso di questa felpa nel lavandino della cucina sembrava rosso. È stata una frazione di secondo mentre prendevo una cosa dalla lavastoviglie e mi tiravo su, quindi lo sguardo ha fatto una rotazione e, ragazzi, cioè, mi sono cagata addosso perché mi ricordava, avete visto It? Quando il lavandino del bagno di Bev si riempie di sangue, ecco, che poi io odio It, nel senso che è lì, credo al pari della Casa degli Spiriti, uno dei libri che amo di più, ma come mi ha terrorizzato quel libro, non avete idea. Io prima lo rileggevo una volta all'anno, adesso non ne ho più il coraggio, anche perché poi di questi periodi con... Insomma, è un tomo di 1100 pagine. Allora, io ho appena finito di mangiare, quindi sono in piena digestione. La candela oggi è spenta, se a qualcuno interessa. Mentre stavo finalmente mangiando, e poi vi racconterò questo pranzo rocambolesco, perché oggi vi dico solo che sono le 3 del pomeriggio. Io ho appena finito e mi è arrivato l'ordine di Sephora, o Sephora, o come vi pare. Allora, quelli di Sephora hanno un certo sesto senso, nel senso che loro si rendono precisamente conto di come invogliarti all'acquisto. Allora, cosa è successo? Io sono in PSP, quindi non posso comprare niente, a meno che non mi si finisca qualcosa che mi serve. Mi sono resa conto che mi stava finendo la crema viso e sono andata a rivedere 3 messaggi che avevo fatto finta di ignorare sul cellulare, quello sullo sconto del 20%. Ho detto, sai, così magari posso provare qualcosa di meglio. Purtroppo è scaduta la promozione il giorno prima, quindi ho detto, vabbè, non fa niente, potrei andare avanti con i campioncini che ho, adesso ci penso, faccio tutto uno studio ragionato, inizio a vedere un po' di marche, insomma. E il giorno dopo mi è arrivato un altro sconto del 20, insomma, che solo per me continuava la promozione, e quindi mi sono decisa, ho preso, dopo un attento studio, soprattutto al telefono con mia sorella, noi facciamo di queste cose, lei su dei siti, io su degli altri, e cerchiamo di combinare qualcosa, e mi hanno mandato quindi lo sconto del 20%. Le creme che volevo prendere erano una della Shiseido, l'altra di Estée Lauder. Di Estée Lauder volevo prendere la Global Regenerist, una cosa del genere. Soltanto che poi ho optato per la Shiseido. È una nuova crema. È la Benefiance Wrinkle Resist 24 con SPF 15, è da 75 ml. L'ho comprata dopo aver fatto una serie di valutazioni anche dal punto di vista della quantità e del prezzo, perché 75 ml costano, non c'è nella bolla, ah no, perché la fattura me l'hanno mandata via email, costano 58 euro. La confezione è splendida, io non pensavo, guardate che bella che è in vetro, è davvero davvero splendido. Non ho mai provato una crema di Shiseido, ma so che, insomma, ho provato altre cose di Shiseido e mi sono sempre piaciute, quindi credo di andare abbastanza sul sicuro. L'ho presa in emulsione prima di tutto perché è per le pelli proprio da normali a miste, ma anche perché, sono
dovrebbe avere una texture più leggera proprio per la primavera, se si decidesse ad arrivare. Dona immediatamente morbidezza, elasticità e riduce visibilmente rughe e linee sottili. Contiene estratto di timo selvatico che previene i danni del DNA cellulare causati dai raggi UV che non prenderò. Test in vitro. Garantisce idratazione anche in ambienti particolarmente secchi. E vi, questo è l'inci specchiato, quindi non credo che si veda una benemerita. Poi che cosa è successo? Perché naturalmente lo sconto del 20% valeva sulla crema, però c'erano da aggiungere le spese di spedizione, perché sul sito di Sephora o Sephora, se non superi i 60 euro paghi le spese di spedizione, sono tra i 5 e 6 euro, adesso non ricordo. Quindi cosa ho fatto? Ho detto prendo un altro prodotto, così riesco a bilanciare la cosa. E ho preso, perché mi sta finendo la mia, io sto usando l'acqua termale, l'acqua micellare di Bioderma, solo che volevo cambiare perché non mi è piaciuta molto. E ho preso l'Eau de Comfort della Clarins, che è 200 ml e costa 15 euro, questo me lo ricordo. Insomma, acqua detergente, effetto comfort per pelle normale o secca, in un solo gesto, trattamento molto fresco, rischio di estratto... mi parte il ponte, deterge, purifica, rende la pelle vellutata, non si risciacqua, io lo risciacquo sempre. Lo proverò, ho ancora da finire l'altra, quindi questa la lascio in tonza in questo momento. Sono 200 ml. Quindi che cosa succedeva? Che sommando queste due cose e con lo sconto del 20 ero poco sotto i 60. E ho detto no, io devo trovare non voglio pagare le spese di spedizione, quindi alla fine poi ho pagato per 3 euro credo, ho preso due spugnette queste di Sephora che io uso sempre per il fondotinta, che mi servono sempre, così butto un pochettino quelle che ho da parecchio. La grande gioia, il grande gaudio che potete avere sul sito di Sephora è quello di sceglierti tre campioncini, perché hai speso 60 euro, quindi tre campioncini a tua scelta, una vastissima scelta, tipo 5 opzioni ci avrai, 6. Allora, io ho preso la crema della Clarins sia da giorno che da notte, e questo grazie a Dio sono due campioncini, ma ne è valso uno perché erano attaccati. L'ho di Narciso Rodriguez, perché lo volevo provare, ma mi sa che ce l'ho già, chissà com'è, vediamo. So che è un profumo molto papabile, nel senso che piace a molti, non è male, adesso lo faccio svampare un po' e poi vedo. E poi ho preso il siero HD di Make Up For Ever, che ha come secondo ingrediente la glicerina. Ah, però. E quindi questi sono stati i miei acquisti. Sono molto molto ansiosa di provare la crema, anche perché davvero l'ho finita, cioè l'ho finita ieri sera, è finita, quindi oggi è arrivata questa, domani mattina proverò. Io devo assolutamente fare una recensione di questo, del mascara che ho appena tolto, perché mi sento di dire la mia su un mascara del genere. Poi devo parlare di altri prodotti appena trovo un momento. E i capelli si saranno asciugati? No. Da quando faccio la cyclette li lavo, un giorno sì e un giorno no, e non ho nemmeno una doppia punta, almeno qui no. Vabbè, dopo che mi sono spulciata tipo una scimmia, vado, dovrei riuscire a riposarmi un pochino prima che si sveglino le bambine, poi devo fare altre 2000 cose e basta, vi saluto
e ci vediamo al prossimo video. Ciao!